Ciao! Oggi volevo parlare di un argomento che è la familiarità. Molto spesso io parlo, anzi sempre, del fatto di quanto sia importante iniziare a meditare, iniziare ad avere più consapevolezza, ad ascoltarsi. Ma quando iniziamo non è sempre molto facile. Perché? Perché non siamo abituati. Comunque, come esseri umani siamo degli esseri molto abitudinari, anche se non pensiamo di esserlo, però tendiamo a fare cose che siamo abituati a fare o comunque con cui ci sentiamo a nostro agio. Quindi una delle cose importanti da fare è iniziare con qualcosa e continuare per creare una determinata familiarità con quell'argomento, con quella cosa che stiamo imparando a fare. Spesso e volentieri, anche quando impariamo una nuova lingua, per esempio, io recentemente sto imparando una nuova lingua e in 2 mesi ho fatto delle lezioni di portoghese e pensavo di non aver imparato niente. Invece poi sono andata via e sono tornata e in quel momento ho proprio sentito invece come quei suoni erano familiari per me e quindi piano piano invece lì ho sentito quanto invece avevo imparato, quando pensavo semplicemente all'essere lì a studiare non riuscivo a percepire questa cosa, l'ho sentito quando per un periodo sono andata via e poi sono tornata. La stessa cosa accade quando studiamo un argomento nuovo di qualsiasi genere. E più leggiamo, e più pratichiamo, e più quella cosa diventa familiare. E quando diventa familiare, diventa parte di noi. E può iniziare a far parte del nostro linguaggio, se è qualcosa che stiamo studiando, o della nostra quotidianità, come per esempio la meditazione, o la consapevolezza, o un tipo anche di attività fisica. Per esempio, anche l'andare a camminare può essere un'attività che all'inizio può essere faticosa, poi quando diventa familiare e sentiamo come ci fa stare bene, non possiamo più farne a meno e siamo familiari, fa parte della nostra giornata o della nostra settimana. Quindi sempre più noi riusciamo a integrare qualcosa che sappiamo che ci farà bene, piano piano questo diventerà familiare per noi e quindi diventerà più facile. Quindi dobbiamo arrivare al punto in cui sentiamo questa cosa. Tante volte ci capita anche di iniziare qualcosa, lasciare andare e poi magari qualcuno ci parla o ci fa riprovare, magari non facciamo, facciamo yoga, poi non lo facciamo per tanto tempo e poi lo facciamo, ma quando lo facciamo ci sentiamo come se stessimo tornando a casa perché è un qualcosa che è familiare a noi e quindi ci fa stare bene e quindi creare familiarità. È un qualcosa di importante se vogliamo integrare qualcosa di nuovo nella nostra vita. Quindi grazie mille e ciao!